Ciao ragazzi, qui Redex. Oggi andremo a fare il breakdown della Gigabyte X570UD, ovvero Ultra Durable. Questa è la fascia più bassa di Gigabyte per quanto riguarda naturalmente il chipset X570 e si trova un gradino sotto la Gaming X che abbiamo visto di recente. Infatti condividono pressoché lo stesso identico PCB. Non ho molti dati sulla Gigabyte X570UD, non ho confermati i MOSFETs, ma sono sicuro siano gli stessi, anche poiché il numero di fasi, tutto ciò che riguarda il PCB è pressoché identico alla Gaming X. Tra poco andremo a vederlo e capirete quello che vi sto per dire. Detto questo, passiamo direttamente al breakdown. Eccoci qui sul PCB della UD. Allora, partiamo sempre dall'alto, come sempre qui ritroviamo un system fan, un APS da 12V, in questo caso gestisce fino a 384W, che sono più che sufficienti per l'intera serie di Ryzen. Come sempre, qui il PWM, la CPU fan, qua un semplice fan. Qui ritroviamo già la prima differenza dalla Gaming X. La cosa strana è quasi la beffa che fa Gigabyte a chi compra questa scheda madre. Infatti qui ritroviamo addirittura le stesse sigle DLED2 e LED C2, ovvero l'addressable e il non addressable RGB, ma non ritroviamo il connettore. Infatti qui è vuoto semplicemente, ritroviamo questi punti sì, ma non c'è nessun connettore, ritroviamo solo queste scritte. Infatti se andiamo a vedere qui, qui ritroviamo il connettore LED, ma qui non ritroviamo nulla. Infatti se guardiamo le specifiche della scheda tecnica che ci presenta Gigabyte, ritroviamo un unico connettore RGB e questo ci fa capire che essenzialmente questo è l'unico connettore che possiamo trovare su questa scheda madre e che questi sono semplicemente dei buchetti vuoti, cioè è come una presa in giro metterli, metteteci magari qualcos'altro ma non scriveteci questo, è veramente una copia del PCB senza neanche la voglia di scriverci qualcosa di nuovo. Quindi tralasciamo questa piccola parentesi su questa UD. Qui ritroviamo la VRAM, 24 pin, ancora fan chipset, SATA, il front panel, il Clear CMOS, che mi pare non abbiamo visto invece sulla Gaming X, ma dovrebbe essere nella stessa posizione. USB 3.0, 3.0, 2.0, 2.0, come appunto la Gaming X, il Trusted Platform Module, ovvero il modulo per la sicurezza, come vi dicevo l'RGB standard e non addressable, questa scheda madre non ha connettori addressable, l'audio, il connettore audio, che appunto ha come chip audio il Realtek ALC887, come montava la Gaming X. In questo caso una prima differenza, oltre i tre connettori LED mancanti, è appunto la presenza di un terzo slot PCI da 16, che va a sostituire un secondo connettore M2 che invece qua ritroviamo come primo e qua come secondo. In questo caso sì, aumenta il numero di PCI, ma appunto perdiamo sia un M2, ma perdiamo anche l'Heatsink sull'M2 superiore. Cos'altro? Ancora qui il connettore da 16, il primo è rinforzato, un'ottima feature. Come chip LAN ritroviamo il Realtek RTL8118AS, come il solito gigabit, come appunto sulla Gaming X. E qui ritroviamo il Q-Flash Plus, stranamente in una posizione migliore rispetto a dove era prima, ovvero sulla Gaming X era circa qui. Forse per il problema che il PCI occupava troppo spazio l'hanno spostato e fortunatamente l'hanno messo in una posizione migliore rispetto a quella della Gaming X. E che altro? Il Q-Flash Plus è semplicemente il flashback di MSI, ovvero poter aggiornare il BIOS senza bisogno della CPU. Ovviamente per la procedura vi rimando come sempre al sito di Gigabyte, dove lo spiega con un video abbastanza facilmente. Per il VCore ritroviamo come sempre i 10 induttori, mentre per il VSOC 2 induttori. In questo caso il PWM è un Intersil 69147, un 7 fasi che gestisce quindi 5 fasi più 2 configurato così. Non sono sicuro dell'Intersil, del PWM né dei MOSFETs, che dovrebbero essere degli onsemi C
4C10N, 4C06N, ma sono molto sicuro che siano probabilmente la stessa identica piattaforma, lo stesso identico VRM, semplicemente per il numero di fasi che gestisce, il numero di fasi, soprattutto il fatto che comunque monti dei doubler, questi sono sicuri, poiché comunque scritti sulle specifiche tecniche, e che sia un 10 più 2. Tutto questo mi fa capire che è praticamente la Gaming X più spoglia. Infatti, qui non ritroviamo neanche lo shield che va a coprire tutti gli input e output. E praticamente manca gli input output, mancano gli RGB. Semplicemente qui non abbiamo un M2, non abbiamo un Heatsink, è semplicemente una Gaming X un po' più brutta. Questo è il risultato di questa X570 UD. Eh sì, magari per chi vuole risparmiare quei 10 euro, ok, ma per 10 euro di differenza a questo punto uno si prende anche un po' di estetica, ma vabbè. Non acquisterei comunque né la X570 UD né la Gaming X, anche perché sono entrambe schede che personalmente vanno a tappare buchi che non hanno molto senso, cioè sono troppo care per andare su le CPU di fascia bassa. Ma sono troppo economiche per andare su CPU di fascia alta come il 3900X. Non sono adatte all'overclock perché non hanno feature che aiutano l'overclock. Detto questo, passiamo direttamente all'efficienza dei MOSFETs, che praticamente dovrebbe essere la stessa della Gaming X, considerando ipoteticamente gli Onsemi 4C10N e 4C06N. Ritroviamo infatti 1.2V, 300 kHz switching frequency, 100A, 10.5W, 150A, quindi il 3900X, 18,5W di calore dissipato. 200A, 29W di calore dissipato, il 16 core, mentre se arriviamo a correnti come 250 e 300A, siamo su 41,55W che questa scheda madre probabilmente non riuscirebbe a reggere. Infatti, come possiamo vedere, gli Heatsink sono pressoché la copia di quelli della Gaming X, semplicemente c'è una stampa diversa al di sopra, ma credo siano identici. Naturalmente, che dire, vale la pena acquistare questa scheda madre? Reggerebbe un 3600? Sì, lo regge. Reggerebbe un 3700X? Sì, lo reggerebbe. Reggerebbe un 3900X? Sì, volendo sì, anche se forse è un po' calda, ma non andrebbe in thermal throttling. Quindi non è quello il problema. Il problema è che per 180€, 170€, per mettere un 3900X che ne costa comunque più di 500 di euro, è sicuramente più adatta a una spesa di una scheda madre come una X570 Elite che una UD o una Gaming X, mentre per un 3700X e un 3600 andrei più per una B450 di MSI, la serie Max, o una X470 MSI serie Max, che sono già compatibili con tutte le CPU 3000 di Ryzen. Questo mi fa capire che questa scheda madre è principalmente un tappabuchi. È semplicemente come la Gaming X si trova per essere una fascia un po' più economica, ma alla fine non è realmente conveniente. Passando alla VRAM, invece, ritroviamo il classico RickTech RT8120D, mentre come MOSFETs ritroviamo ancora una volta gli Onsemi 4C10N e 4C06N. In questo caso ritroviamo come sempre high side, low side in parallelo invece. E passando sulla parte posteriore del PCB, che come detto è identica a quella della Gaming X, in questo caso ritroviamo i doubler per sdoppiare appunto le fasi. Come Intersil ritroviamo l'ISL6617, un doubler che fa anche current balancing. E ritroviamo appunto i low side in parallelo che sono i 4C06N. Il VSOC è probabilmente anch'esso in parallelo con high side e low side. Questa è sicuramente una daisy chain, infatti i punti si uniscono punto e punto senza andare a formare la classica T delle T-topology, e quindi abbiamo una classica daisy chain che va quindi a confermarsi, anche perché c'è il suggerimento qui di utilizzare come slot preferenziali il 2 e il 4. Che naturalmente non dovete per forza popolare solo il 2 e il 4, ma il drop prestazionale delle daisy chain potrebbe, con 4 slot popolati, darvi qualche problema nel raggiungere magari l'XMP o andare oltre nel caso abbiate un XMP abbastanza alto. In genere sui 3600 dovrebbero reggere anche 4 banchi. Va magari più a incidere la densità, ma vabbè, non sono piccolezze, non penso che questa scheda madre venga utilizzata.
Cos'altro? Concludendo, 5 più 5 fasi ovviamente sul main VRM, in questo caso il VCore, e due fasi per il VSOC. Due fasi naturalmente in parallelo con i MOSFETs, ma non con gli induttori. Un'unica monofase per la VDRAM, come abbiamo visto, e questo è ovviamente la Gigabyte X570 Ultra Durable. Che dire, vale la pena spendere questi soldi per questa scheda madre? No. Decisamente no, a mio avviso non ha senso. È una X570 Gaming X senza alcuna estetica. E sì, a questo punto una scelta, come dire, non uno specchietto per allodole, ma la Gaming X non è un reale specchietto per le allodole, anche perché magari quel connettore RGB potrebbe servirvi per connettere magari delle ventole. Quindi, che dire, per questi 10 euro tanto vale spendercela per un po' di estetica. Alla fine la UD come la Gaming X per me non ha senso. A quel punto, se proprio devo prendere qualcosa, sceglierei una Asus Prime P. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile. Ovviamente lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Un saluto, Redex. The truth.